Ma come filtrare i contenuti che non vuoi, ad esempio, che vedano i tuoi figli sul tuo router wireless? Scoprilo con me nel video di oggi. Federico Bertamino è il fondatore di Alta Tensione, azienda specializzata in formazione e consulenza nel mondo delle reti dati e Wi-Fi. Nel solo 2022 sono state oltre 2000 le aziende che si sono affidate ai suoi corsi o alla sua consulenza. In 12 anni ha formato più di 1000 fra tecnici e imprenditori ed erogato migliaia di ore di formazione in tutta Italia. Ingegnere certificato MikroTik, Cisco e CompTIA, ha costituito oggi il metodo Reti IP Formula, un percorso di formazione completo per l'apprendimento delle basi indispensabili del mondo TCP/IP. Sui suoi canali puoi trovare gli estratti gratuiti dei suoi corsi. Iscriviti ora! Ciao, io sono Federico. Dal 2010 mi occupo di formazione e consulenza nel mondo delle reti informatiche, preparando i miei studenti in appena 30 minuti a settimana. Una delle chiavi di ricerca più cliccate su Google è Content Filtering Wireless Router, ossia come filtrare i contenuti su un router wireless. Ma che cosa vuol dire content filtering? In parole semplici, significa poter rendere il tuo router wireless, il tuo router di casa, capace di filtrare contenuti indesiderati o pericolosi, soprattutto se hai una famiglia, soprattutto se hai dei bambini, o soprattutto se magari invece sei l'installatore di un'azienda che vuole migliorare la propria produttività o la propria sicurezza. Bloccare la navigazione sul web è la prima e più basilare misura di sicurezza che tu puoi assumere in qualsiasi rete aziendale. Un sito pericoloso da cui potresti scaricare un malware o un contenuto comunque dannoso per la tua azienda, se non lo puoi raggiungere non potrai cliccarlo. Per cui banalmente, se in un posto pericoloso non ci puoi andare, non corri il pericolo che correresti andandoci. Ma quali sono i vantaggi del content filtering? In primis abbiamo un vantaggio di tipo etico, se mi passi il termine. Se hai bambini, se hai minori, se hai persone che in generale preferisci proteggere da quel lato oscuro del web, ecco che il content filtering ti viene in soccorso. Con pochi clic bloccherai tutta una serie di siti che magari sono, diciamo, non appropriati per i bambini, pornografia e violenza in primis. Peraltro, se magari tu sei un po' più malandrino e quindi vuoi lasciare determinati contenuti aperti, ovviamente esclusi presenti, potrai anche decidere di creare profili dedicati per te e per i tuoi bambini. Un altro aspetto del content filtering è invece di tipo produttivo. Quanto tempo passano i dipendenti a sbirciare siti web che con l'attività produttiva non hanno niente a che vedere? Sarebbe un torto alla privacy controllare che cosa fanno, ma se noi blocchiamo l'accesso a Facebook, TikTok, YouTube, ecco qui che semplicemente, non potendolo fare, non dobbiamo controllare che cosa fanno o che cosa non fanno, ma semplicemente gli blocchiamo l'accesso a tutto ciò che non è strettamente connesso all'attività lavorativa, come ad esempio il sito della Camerale o piuttosto che i siti delle varie banche, degli home banking. Il terzo vantaggio è quello che ti ho elencato all'inizio di questo video, cioè di tipo di sicurezza. Non potendo certi malware poter instaurare una connessione, non potranno perpetrare il loro crimine, che siano essi spyware, che siano essi Trojan e via dicendo. Per cui diciamo che abbiamo un'azione di tipo preventivo. Ma come puoi ottenere tutto questo? È semplicissimo, l'importante è dotarsi di un buon router che abbia delle minime possibilità di configurazione della parte firewall. Perché? Perché in realtà non puoi certo aspettarti di configurare DNS o di configurare regole di firewall sul router di Telecom, sul router di Vodafone, con tutto il rispetto. In questo senso MikroTik è quello perfetto perché? Perché ti permette delle personalizzazioni di firewall talmente precise che puoi anche fare i profili differenziati per te e per i tuoi familiari. L'ideale in questo senso è avvalersi di un servizio esterno. Perché? Perché in questo modo, e te l'ho spiegato in altri video che puoi trovare qui, potrai mantenere aggiornate le liste di tutti i siti pericolosi, un'operazione che non può una persona umanamente fare, che invece può fare molto bene l'intelligenza artificiale. Il nostro VPN Alto 2.0 incorpora già tutto questo, non ti devi preoccupare di niente, lo metti, lo attacchi, gli dai corrente e poi dalla tua dashboard personalizzi quello che vuoi. Per cui, se vuoi proprio viverla bene, se vuoi proprio farla facile, vai sul nostro sito www.altatensioneshop.com, fai richiesta, una nostra incaricata ti contatterà e ti spiegherà tutto il servizio. Che cosa stai aspettando? Costa molto, molto, ma molto meno di quello che pensi. Ti aspetto. Ciao! Dove stai andando? Te ne stai andando senza essere iscritto al canale. Iscriviti al canale e abilita le notifiche. Ciao!